Generation, il talk di Tele De On. In questa nuova puntata, ospiti del liceo scientifico Vecchi di Trani in compagnia dei ragazzi delle classi seconda B, terza C, terza A, SA, quarta A, quarta C, quarta A, SA. Fatevi un applauso, ragazzi. Insieme ai ragazzi, per aiutarci nel racconto di questa puntata, sono con noi la dirigente scolastica del liceo scientifico Vecchi di Trani, la professoressa Angela Tannoia, e il professor Gianni De Iulis, docente di filosofia e storia del liceo scientifico Vecchi di Trani. Facciamo un applauso anche a loro. Naturalmente ringrazio la dirigente per averci spalancato le porte del liceo scientifico Vecchi e per averci ospitato. Allora, saluto Luca. Luca, ti stavo dimenticando. Luca, con la sua postazione social. Sì, ricordo che siamo su Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ovunque. Mi raccomando, mettete mi piace alla pagina di Tele De On di Facebook e seguiteci sul nostro canale YouTube. Poi, se volete segnalarci qualsiasi cosa, un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 338-127-8750. Noi siamo social. In tutto e per tutto. In tutto e per tutto. E allora, dal social però passiamo invece ad una materia antichissima, giusto? Vero, sì, Luca? Sì, sì. E allora, c'è chi considera la filosofia una materia astratta, poco calata nella realtà, a volte di difficile comprensione, diciamocelo pure, è una materia un po' ostica, soprattutto quelle interrogazioni trasversali, no? Che prendono un tema e ci interrogano in tutti i filosofi, come dire, hanno fatto venire il mal di pancia a più di qualche studente. Eppure c'è un fenomeno che sta prendendo sempre più piede nella nostra società e riguarda l'apertura di sportelli di consulenza e ascolto filosofico. La consulenza filosofica nasce in Germania più o meno negli anni 80 ad opera di Achenbach come attività professionale nella quale proprio il filosofo si mette a disposizione della comunità, mette a disposizione le proprie conoscenze per affrontare con rigore ma anche con attenzione, spirito di ricerca e confronto dialogico quelli che sono i problemi posti dagli individui. In realtà molto rapidamente seminari di pratica filosofica e incontri individuali di consulenza si sono incominciati a sperimentare un po' dovunque, quindi anche in Francia, Austria, Olanda, Svizzera e Inghilterra. E quindi la filosofia come azione comunicativa, come azione di esplorazione e di organizzazione in forma dialogica dei problemi. E sarà che oggi nella nostra società di problemi ce ne sono davvero tanti da risolvere, anche di varia natura, ci sono molte istituzioni, anche enti comunali, ma anche semplicemente scuole che hanno aperto degli sportelli di consulenza e ascolto filosofico, ma ci sono incontri, dibattiti, addirittura anche dei master. Pensate che in Italia esiste oggi un'associazione nazionale per la consulenza filosofica che realizza proprio un percorso di formazione per aspiranti consulenti. Tra le scuole che hanno attivato proprio uno sportello di ascolto filosofico, ma c'è anche proprio un vero e proprio caffè filosofico, e poi ci faremo spiegare in che cosa consiste, c'è il liceo scientifico Vecchi di Trani e noi siamo venuti qui proprio per cercare di capirne di più. E allora io mi rivolgo subito alla dirigente scolastica del liceo Vecchi. Voglio sapere, professoressa, perché avete dato vita a questa iniziativa, a questo progetto? Allora, intanto va detto che il nostro liceo è per definizione una fucina che cerca di intercettare anche gli interessi, le aspettative dei ragazzi in particolare, però vorrei dire che ad alimentare gli interessi ci sono i professori. Allora, che cosa significa uno sportello di ascolto filosofico? Che cosa significa un caffè filosofico? Ecco, significa interagire direttamente con le persone e con i ragazzi, evitare una dimensione passiva, no? Una dimensione che, io mi scuso con tutte le manifestazioni adesso in allestimento, che normalmente ingenerano una dimensione, no? Di subalternità rispetto al, no, al ministro, al sacerdote, allo scriba che sta in quel momento, no, officiando. Allora, proposte di questo tipo come il caffè filosofico sono proposte che rendono attivi i partecipanti, infatti poi il professore che è, diciamo, referente attivo ne parlerà in maniera diffusa. Volevamo, ecco, superare certe dimensioni
azioni che non stimolano l'attenzione, la partecipazione diretta dei ragazzi. E dal suo punto di vista questo tipo di iniziativa come ha influito sui ragazzi? Guardandoli allora, appunto ragazzi, dal di fuori, essendo appunto lei la dirigente dell'istituto, come diciamo guarda questo tipo di iniziativa rispetto a come loro poi l'hanno percepita? Allora, naturalmente io offro il mio punto di vista e io ritengo che i nostri giovani, anche per questa tendenza assolutamente amplificata, no? Ad utilizzare i vari social, preferiscano una dimensione interattiva in cui si rendono protagonisti, però protagonisti competenti, protagonisti consapevoli di dire in pubblico, di affermare sapendo. Ecco, questo noi teniamo particolarmente al liceo scientifico, che i nostri ragazzi sappiano interagire, sviluppino delle qualità relazionali importanti, però che sappiano anche quello che dicono. Ecco, questo e è importante. In questo sicuramente, come dire, gli adulti della scuola e quindi certo, i docenti professori. In questo caso sono assolutamente, come dire, al servizio dei ragazzi. Da quanto tempo questo liceo ha intrapreso questo tipo di percorso che poi abbiamo visto in realtà si è sviluppato un po' in vari paesi europei? È un percorso giovane. Ecco, francamente lo abbiamo intrapreso da poco con risultati che sono già molto interessanti, con lo sportello che è curato direttamente dal professore, con qualche esperimento di caffè filosofico in cui si è prodotto proprio il liceo scientifico. E il caffè filosofico, tengo a dirlo, si è svolto in un caffè. Ah, ok. Cioè, proprio la location era non importante. Era la no, non era la scuola, si è tenuto in un caffè e quindi noi abbiamo voluto mantenere anche gli spazi che sono più amichevoli, che sono concilianti, che favoriscono, no, questa convivialità. Però da simposio platonico, diciamo, in cui si beve insieme, però si discute con cognizione di causa. E di argomenti importanti. Ah, quindi vi siete quindi trasferiti in un vero e proprio caffè. Abbiamo detto la reazione dei ragazzi assolutamente positiva. A che cosa si ispira in qualche maniera questo tipo di progetto? Possiamo dire che in qualche maniera si ispira al concetto di dialogo che forse oggi nella nostra società viene meno? Certamente, il dialogo è colto per definizione, è segnale di cultura perché nel dialogo si confrontano due posizioni. Importante però che al termine del dialogo ci sia una posizione terza, che veda, no, che veda una dimensione condivisa da ambo le parti, perché concludere un dialogo senza un esito di questo tipo significa forse essersi parlati e basta. Quindi certo alimentiamo la dimensione dialogica e come ho avuto qualche giorno fa modo di parlare con alcuni di questi stessi ragazzi, una dimensione dialogica anche persuasiva, cioè vogliamo insegnare loro a sviluppare il proprio punto di vista e quindi sostenerlo. Esatto, sostenerlo, ecco. Sviluppare il punto di vista e poi confrontarsi, perché quello che in realtà ci rimanda alla cronaca di questi tempi ci dice che in realtà si sta tendendo sempre di più a chiudersi nelle proprie posizioni e quindi ad evitare il confronto. Io so che la devo lasciare perché lei appunto ha un sacco di altri impegni, quindi io ringrazio la dirigente dell'istituto. Grazie a lei per questa opportunità. Scientifico Vecchi di Trani, grazie. Un saluto. Grazie per l'accoglienza e noi diciamo continuiamo, quindi proseguiamo nel racconto e naturalmente lo facciamo con il professor De Iullis. Professore, qual è l'obiettivo di uno sportello di consulenza di ascolto filosofico? Innanzitutto voglio salutare tutti gli spettatori Teredeon, i ragazzi e tutta la comunità.
L'obiettivo è molto alto. L'obiettivo è molto alto. Noi, quando abbiamo intrapreso questo progetto che è giovane ma che ha delle radici molto lontane, abbiamo voluto garantire a tutta la popolazione studentesca, oltre all'offerta formativa, che è quella curriculare, che è quella classica tradizionale, esatto. No? Delle materie classiche, che sono quelle fondamentali. Abbiamo voluto garantire anche il benessere. Il principio è proprio quello, cioè le persone devono venire da noi, in questa scuola, devono stare bene. Cioè non bisogna venire con quell'ansia. Assolutamente. Che caratterizza un po' tutti gli studenti, è vero, quando ci si alza al mattino. In genere quando si alzano gli studenti hanno ansia, perché voglio dire... il concetto della puntualità è un concetto su cui bisogna lavorare, diciamo, loro hanno un concetto del benessere, però ecco, bisogna arrivare a scuola, bisogna imparare, bisogna studiare, ma bisogna stare bene. E che cosa si intende per benessere? Bisogna stare bene con gli altri, bisogna stare bene col gruppo classe, bisogna stare bene con l'istituzione, con i docenti, bisogna stare bene con se stessi. E come si raggiunge però questo stato quasi di perfezione? Perché tutti sogniamo una situazione del genere nelle nostre vite. Ecco, io credo che si possa raggiungere culturalmente. Ed è questo l'obiettivo che ci siamo posti. Ed è questa un po' la strada che stiamo percorrendo in maniera anche, voglio dire, da sognatori. Anche utopica, perché noi siamo dei sognatori. Però noi crediamo fortemente in questo progetto, perché l'approccio culturale, che è un approccio, diciamo, che è un balsamo per le nostre idee, perché l'approccio culturale è un balsamo. Noi abbiamo qualche volta delle idee sbagliate, allora noi cerchiamo di capire veramente quali sono le nostre idee, cerchiamo di avere un rapporto sano, io dico sempre ai ragazzi, ecologico con l'altro, cerchiamo di stare bene con noi stessi e in questo contesto si inserisce lo sportello filosofico. Ecco, lo sportello filosofico nasce per cercare di rimediare a alcune carenze, alcune lacune, per cercare di analizzare le difficoltà, se ci sono delle difficoltà di relazione, di comunicazione. Ecco, non entra lo sportello filosofico nell'ambito della patologia. Cioè stiamo parlando di persone sanissime, di persone che stanno benissimo, di persone che quindi vogliono semplicemente discutere, parlare con un'altra, con un punto di riferimento. Esatto, alcuni studiosi l'hanno definita una terapia per sani. Esatto, quindi esatto. È proprio quello che stava dicendo lei. Ma esatto. Bisogna aver studiato filosofia? No. Assolutamente, no. Non è necessario studiare filosofia, anche perché diciamo, i programmi di filosofia cominciano dal terzo anno e quindi molti ragazzi che vengono allo sportello filosofico frequentano il biennio, cioè il primo e il secondo anno, e quindi non hanno nessun tipo di conoscenza di filosofia. No, il punto non è questo, cioè non devono sapere di filosofia, però è uno strumento per avvicinarsi progressivamente a prendere piena consapevolezza di se stessi. Ok, allora cerchiamo però di entrare proprio nel dettaglio, certo. Cioè tecnicamente come funziona uno sportello di ascolto o di consulenza filosofica? Ok, cominciamo proprio dall'inizio. Sì. Allora, dall'inizio in genere c'è un abboccamento abbastanza ufficioso fra il docente e l'alunno. L'alunno poi si prenota, cioè prende un vero e proprio appuntamento con me, che sono io che lo tengo qui. Che al il detto. Referente, quindi in questo sì, caso sì, sono dello io proprio sportello, che faccio la consulenza filosofica, prende un appuntamento, ci incontriamo nel pomeriggio, a scuola, nel pomeriggio, quindi fuori dell'orario delle lezioni, e cominciamo un dialogo. All'inizio parla il ragazzo parla molto, mi dice tutte le sue problematiche, le sue difficoltà, ma anche le sue esperienze, anche gli aspetti positivi, ripeto, non è un fatto negativo, è un fatto anche di gioia, gioioso, mi dice anche gli aspetti positivi, eccetera. In questo contesto, poi io intervengo attraverso una serie di domande mirate, per poi discutere insieme con il ragazzo e giungere insieme allo studente a una soluzione condivisa, una sorta di
tecnica di terapia, ma occhio a questo termine che potrebbe essere pericoloso e ambiguo. Esatto. Terapia nel senso proprio positivo, nel senso esistenziale, ecco, nel senso proprio esistenziale. E quindi è il racconto di che cosa? Cioè, allora, che cosa vengono a dirle? Sentono il bisogno di prendere un appuntamento per raccontare che cosa? Senza adesso entrare nei dettagli, però giusto per capire i temi proprio. Se ci sono, allora, possono esserci disagi nell'ambito della comunicazione, della relazione, okay. Possono essere anche difficoltà scolastiche, cioè non essere in grado di gestire un metodo di studio e evidentemente modificare un metodo di studio, problemi con i genitori, problemi familiari, problemi di relazione, problemi di performance, cioè molti ragazzi vengono perché hanno problemi di performance, perché vogliono migliorare le loro performance, vogliono capire com'è possibile migliorare le mie performance, com'è possibile prendere coscienza, com'è possibile dare, io mi sento di dare di più, sento che posso dare di più, so che le mie potenzialità non sono queste ma sono altre, ecco, e allora vogliono cercare di prendere consapevolezza. Ma lì come si risponde? Cioè che tipo di aiuto gli si dà? Oh, il mio aiuto, ripeto, è di natura culturale, non psicologica, perché lo sportello filosofico non è assolutamente uno sportello psicologico. E, il mio aiuto è quello di, innanzitutto, fargli prendere piena consapevolezza di se stesso. Facciamo un esempio. Esatto, andiamo sul pratico. Facciamo un esempio. Sì, ci capiamo. Diciamo un dolore forte. Sì. Un dolore forte che condiziona in qualche maniera l'esistenza, tenete conto che siamo in un panorama adolescenziale, stiamo parlando di ragazzi che vanno dai 14 ai 19 anni. Quindi evidentemente anche un forte dolore di qualsiasi tipo di natura, un forte dolore può essere, come dire, un impedimento a una serena... Un motivo di malessere in qualche maniera. Esatto. E allora è molto interessante... per esempio, richiamare la concezione del tragico nell'antica Grecia. E questo è una, diciamo così, è un argomento che io, nel quale io credo molto e che spesso pongo agli studenti. Che cos'è il tragico? Il tragico significa la consapevolezza che il dolore fa parte della natura umana e la consapevolezza di vivere con il dolore, che non significa assolutamente vivere in maniera... drammatica, anzi, o proprio compiacersi del dolore, esatto, non è così. Esatto, io sono proprio d'accordo con lei, cioè l'autocompiacimento del dolore rappresenta l'anticamera della morte. Quindi... mi si consente questo linguaggio un po' troppo apocalittico, però il principio è proprio questo. Il principio è che se io vivo con la consapevolezza che il dolore è una parte dell'esistenza umana, che fa parte dell'uomo, il dolore, allora è evidente che io vivo meglio, vivo bene, perché il dolore non è solamente qualcosa che appartiene solo a me, ma appartiene a tutto il genere umano. L'oggettivizzazione del male talvolta tende a eliminare il male stesso. Cioè oggettivizzare il dolore significa eliminare il dolore, significa prendere consapevolezza del fatto che il dolore esiste, ma è inutile pensarci. Bisogna vivere, bisogna andare avanti, bisogna comunque... sempre mettersi in gioco, e quando io dico mettersi in gioco significa stabilire dei rapporti sani con se stesso e con gli altri. E lo sportello, quindi che differenza c'è invece con lo sportello di consulenza psicologica, che forse è più famoso di quello? Sì, è più di famoso, consulenza. Ancora per poco. sì, è un po' più dopo famoso. Dopo questa puntata sarà più famoso. Allora, diciamo l'approccio di tipo psicologico, o se preferite psicanalitico, perché poi è la psicanalisi, diciamo, il modello che è più in voga. Questo tipo di approccio fa riferimento all'individuo, al singolo, va bene? E quindi il problema è del singolo. Oggi i giovani in generale come generazione hanno dei problemi. Oggi i giovani come generazione hanno delle difficoltà, è inutile negarcele. Hanno grandi opportunità, ma hanno anche grandi difficoltà. Hanno grandi difficoltà. Ci sono difficoltà proprio nei rapporti con gli altri, ci sono difficoltà di relazione, di comunicazione. Vivono anche i valori tradizionali come degli impedimenti, come degli ostacoli. Ma in genere l'universo giovanile è questo, fondamentalmente. E allora se io dico che il problema non è del singolo, ma di un'intera generazione, il problema è di tutti, ecco.
non ha nessun senso avere un approccio di tipo psicologico. Perché? Perché io non devo risolvere un problema attraverso la memoria del passato, io non devo risolvere il problema attraverso un approccio intimistico, solipsistico, ma io devo risolvere il problema culturalmente, devo capire innanzitutto quali sono le idee attraverso cui io mi approccio al mondo e capire se queste idee sono sbagliate, che derivano magari dai pregiudizi. Ecco, l'obiettivo nostro è quello di essere completamente laici, completamente senza pregiudizi, di essere completamente aperti anche all'altro. E quindi è una scuola di tolleranza, è anche una scuola di solidarietà, è anche una scuola, diciamo, di attenzione al diverso. Se tutto questo è vero, e io credo che sia vero, è inutile insistere sul singolo e sull'esperienza personale, ma è giusto, partendo dal singolo e dall'esperienza personale, quindi dal racconto dello studente, è giusto anche cercare di contestualizzare se stessi all'interno di una realtà in cui noi viviamo. Perché la consulenza psicologica non si applica solamente nel rapporto one to one, la consulenza psicologica si applica anche nelle aziende, nelle amministrazioni, nelle organizzazioni complesse, perché la consulenza filosofica è questo, a questo, cioè deve essere, come dire, deve andare oltre il semplice rapporto col tu, con l'altro. Quindi infatti poi dopo dicevamo come racconteremo anche di come si fa consulenza filosofica anche all'interno delle aziende, però partendo da quello che prima stavo dicendo in apertura, cioè per molti la filosofia è una materia teorica, astratta, che sta lì, bisogna studiarla, bisogna imparare, questi filosofi, insomma anche un po' alcuni abbastanza complicati e complessi, e quindi come si concilia questa astrazione con invece poi l'analisi di problemi quotidiani nella pratica? Posso citare un piccolo aneddoto? Può citare. Due anni fa ho portato alcune classi al Festival della Filosofia. Ogni anno, i primi di settembre, si tiene un Festival della Filosofia. Probabilmente porterò anche quest'anno, okay. Vedremo, se fanno i bravi. Si tiene nel triangolo, diciamo, della Via Emilia, Carpi, Modena, Sassuolo. Okay. Si tiene questo Festival della Filosofia e partecipammo insieme ai ragazzi a una Lectio Magistralis di Massimo Cacciari, il quale esordì in maniera, voi conoscete, ma Cacciari è diciamo, molto irruento, non è un fine dicitore. Ecco. Comunque lui esordì dicendo: chi dice che la filosofia è una materia astratta è un imbecille. Ecco, questa, anche qui questa, non l'ha mandata a dire. I ragazzi, ecco, rimasero un po' perplessi. Effettivamente noi, soprattutto per gli studenti del terzo anno, che poi è il primo anno in cui si fa filosofia, io insisto molto su questo aspetto, e cioè la filosofia non è assolutamente una materia astratta, anzi, la filosofia si occupa di morale, si occupa di pratica, si occupa cioè di un'analisi dei comportamenti umani, quanto di più concreto esiste, e rappresenta un punto di riferimento anche per la nostra esistenza. La filosofia ci dà la chiave per la felicità, per lo stare bene, ci dà la chiave per il raggiungimento del mondo delle idee, per dirla con Platone. Ecco. E questa è una mia convinzione, ecco perché io faccio anche questo mestiere, perché questa è una mia convinzione, quella della pratica filosofica. La filosofia aiuta a risolvere problemi, aiuta a stare bene con gli altri. D'altronde, se mi consentite questa piccola, l'etimologia stessa di filosofia significa amore per il sapere, ove il concetto di sapere è un concetto abbastanza ampio. Sofia non è solo il sapere, non è solo il sapiente, ma è anche il saggio, cioè colui che sa perché ha fatto esperienza, perché ha vissuto. Molti filosofi hanno vissuto, e quindi mettono a disposizione non solo le loro conoscenze, ma soprattutto la loro vita. E lei quindi fa diciamo, attività di sportello di consulenza filosofica a scuola, ma anche nelle aziende, poi ci spiegherà meglio, ma diceva prima, io cerco in qualche maniera di riportare questa dimensione pratica della filosofia anche a lezione, quindi anche quando i ragazzi sono seduti dietro dei banchi. Come si fa a riportare, come dire, alle origini poi, tra l'altro, la filosofia? Sì, ecco, le nostre lezioni sono... Considerando che i libri quelli sono, cioè credo che la lezione quella è di solito.
Ma? Sì, però cerchiamo di impegnarci per trovare sempre uno spazio per la pratica filosofica. Le nostre lezioni sono ovviamente lezioni che devono tener conto di un programma, devono tener conto di tutta una serie di atù, però ecco, sono anche delle lezioni che focalizzano in modo più corto l'aspetto morale, l'aspetto etico, l'aspetto politico. Ecco, in questo senso noi spesso discutiamo in classe nel rapporto con gli altri, spesso discutiamo in classe, ci sono qua alcuni miei alunni, possiamo anche eventualmente chiedere a loro, spesso si discute in classe sui rapporti, cioè l'importanza della filosofia anche nella vita quotidiana, nella vita di ogni giorno. Gli autori, ecco, Platone, gli autori dell'antica Grecia per esempio, sono passati tanti secoli e sono di un'attualità assoluta, e gli stessi ragazzi riconoscono questo tipo di attualità, un linguaggio diverso, una maniera differente di approcciarsi, ma sono di un'attualità assoluta. E io sono contrario, loro lo sanno, all'attualizzazione. Io credo che attualizzare un argomento, che può essere di qualsiasi disciplina, ancora in particolare la storia e la filosofia, che sono le discipline che io insegno, credo che sia una forma decadente di marketing da parte dei docenti. Cioè è come se volessero confezionare un argomento per renderlo più fruibile, più godibile. Più carino, esatto, più accettabile. Io sono assolutamente contrario, ma la discussione nasce automaticamente nel momento in cui il ragazzo stesso comprende che un filosofo di molti secoli orsono, di molti secoli addietro, ha molto da dire anche nel 2016. Ed è questo l'aspetto più interessante. Ecco, e che cosa ci dicono questi filosofi, diciamo calati nella realtà che viviamo noi oggi, di ragazzi? Passate qui il microfono, almeno a passarmi, soltanto a passare. È un colpo basso che gli abbiamo. Tu sei? Io sono Marco. Marco. Allora, che cosa ci hanno da insegnarci questi filosofi? In effetti il professore ha ben detto, lui odia l'attualizzazione, però molto spesso in classe ci capita di attualizzare, ovvero di comunque chiarire le posizioni dei filosofi anche rispecchiando quelle che sono le nostre idee, cioè noi abbiamo un atteggiamento critico quando studiamo filosofia, storia della filosofia, e diciamo, credo sia un procedimento comune cercare di trovare qualcosa di personale in ciò che si sta studiando, e la filosofia soprattutto, più delle altre materie, ci aiuta a vedere il mondo in maniera differente, cioè studiando le varie epoche filosofiche, insomma, o i vari filosofi singoli, comprendiamo il reale in maniera sempre diversa. E diciamo, in questo processo noi sviluppiamo anche un nostro pensiero critico. Credo che sia questo proprio il punto fondamentale della storia della filosofia, ovvero andare a creare un nostro pensiero critico. E a te in modo particolare in cosa ti ha aiutato? Di sicuro, di pratico, non saprei dire, però lo avverto nelle varie scelte che faccio appunto nella mia vita, oppure nel mio modo di ragionare e di pensare. I filosofi spesso appunto mi hanno aiutato, lo studio della filosofia. In un tema di italiano è raro che io non citi qualche filosofo, come credo sia anche per gli altri ragazzi qui. Che stanno tutti annuendo. Ma in che modo vi aiutano questi filosofi, il pensiero dei loro, lo studio del loro pensiero? Chi vuole... Passate dietro. Tu sei? Io mi chiamo Michele. Alzati un po', Michele, se no non ti si vede, ok? Michele, in che sì, modo? No, sono perfettamente d'accordo con quanto detto. Sono perfettamente d'accordo con quanto detto da Marco, anche dal professore, dalla dirigente in precedenza. Insomma, la filosofia è, penso sia qualcosa di fondamentale all'interno della nostra società, soprattutto per quanto riguarda la prassi di quest'ultima. Spesso la filosofia è vista come un qualcosa di semplicemente teorico o accademico, bensì io ritengo che la filosofia sia molto attuabile soprattutto in campo pratico, e per l'appunto questa scuola è fortemente attenta a questa tematica. Ma mi fai un esempio? In che modo?
che modo? In che modo il pensiero dei filosofi può essere ancora oggi attuale? In che modo ci può aiutare nel capire, per esempio, la realtà che stiamo vivendo, nel formarci un pensiero critico rispetto ai fatti che ci vengono raccontati? Sì, la filosofia, come anche ad esempio il latino, che è un'altra disciplina che è praticata dentro la nostra scuola, comunque hanno, penso che abbiano ancora molto da insegnare ai ragazzi e agli adolescenti, proprio perché siamo in un mondo, in una società nella quale spesso si sente parlare di corruzione, di cattivi costumi, quindi la filosofia e la morale penso che abbiano molto da insegnare proprio in questo campo. Perfetto. Professore, vuole aggiungere qualcosa? Sì, no, solo una notazione di colore, no? Sì. Loro non sono molto propensi all'esempio, per una ragione. Noi spesso ne parliamo e abbiamo parlato il concetto di esempio, ma proprio il concetto di metafora in sé, no? Rappresenta l'attestazione dell'insufficienza del linguaggio a dare una spiegazione. Okay. E allora sono stati un po' abituati a cercare di dare una spiegazione teorica al di là dell'esempio. Poi ragazzi, l'esempio se sempre va fatto, soprattutto serve. Se ve lo chiedono. Ma soprattutto adesso però voglio il racconto della vostra esperienza con il caffè filosofico, perché abbiamo detto che in questa scuola c'è uno sportello di ascolto, di consulenza filosofica, ma c'è anche, viene praticata l'esperienza con il caffè filosofico, no? Sentivamo anche dalla professoressa Tannoia, voi siete andati proprio in un caffè, quindi non a scuola, e avete fatto che cosa? Passate il microfono qui velocemente, avanti, tu sei... Daniele, allora, proprio ci spieghi tecnicamente come si svolge un caffè filosofico? Allora, ci è stato presentato il tema e partendo da questo tema sono stati analizzati vari aspetti. Sì, cioè il tema... Il tema era la libertà. La libertà, ah ok, ce l'abbiamo anche qui alle spalle, la libertà. Ammazza, un tema mica tanto facile. Infatti, c'erano molti aspetti da trattare, infatti... c'è stata una vasta scelta di argomenti, di spazi. Abbiamo spaziato, per esempio, io ho trattato dell'etimologia di questa parola, ma si è parlato anche della libertà in letteratura, per esempio un approfondimento su Kafka, oppure anche dal punto di vista artistico, dal punto di vista filosofico, anche visto che comunque in filosofia è stato un tema molto trattato ed è trattato tuttora. È stato molto interessante appunto vedere le sfumature che può assumere questa parola. Quindi di questo si è trattato, di preparare un argomento sempre su questo tema. E poi esporlo in questo caffè, esporlo, parlare. Quindi voi come eravate? No, devi proprio descriverci, non voglio esempi, voglio proprio la descrizione di quello che è avvenuto. Cioè voi eravate seduti a semicerchio? No, il pubblico era seduto, c'era molta gente. Ah, ok. Gente anche che non c'entrava con la scuola, interessata all'argomento. Okay. Stava seduta. Davanti, sì. Più o meno a semicerchio, però insomma era molto sparso, visto okay. che il luogo era anche piccolo, mentre noi che dovevamo parlare eravamo quasi in un angolo okay. e le persone assistevano. E queste idee come uscivano, come venivano fuori? C'è qualcuno che modera? Come accade? Allora, c'era un presentatore. Sì. Diciamo che c'è stato l'aiuto del professore, ma un aiuto molto limitato, visto che gran parte del lavoro è stato fatto da noi. E poi come una sorta di dialogo socratico? Sì, più o meno. Si incomincia a fare partorire le idee, o sì. no? I punti di più vista, più o meno è stato così. No? All'inizio c'è stata un'esposizione, mentre alla fine c'è stata la parte del dibattito, in cui appunto sono discusse delle cose, se qualcuno aveva qualcosa da dire, è stata presentata la domanda. E che cosa è uscito sulla libertà? Cioè la sintesi di questo caffè filosofico, che cosa ti ha dato, cosa ti ha lasciato? Innanzitutto, non conoscendo, io faccio il terzo anno, non ho fatto molto di filosofia. Sì, dicevamo, non bisogna aver studiato filosofia. Però è stato interessante vedere come questo tema sia stato trattato, è stato interessante vedere proprio le varie sfumature. Le varie sfaccettature. Vari aspetti
di questo tema. È stato molto interessante, ora al di là di tutto quello che è uscito fuori, perché sono uscite fuori veramente tante cose. Ma una? Quella che ti ha colpito di più? Sai, è un argomento che soprattutto di questi tempi, come dire, è abbastanza complicato. Tutti ci si chiede oggi se effettivamente si vive un momento di libertà, di democrazia. Beh, sì. Quindi, una cosa che ti ha, la cosa che ti ha colpito di più? Mi ha colpito molto, ora forse non è un argomento molto culturale, però mi hanno colpito mi ha colpito la raffigurazione artistica di questo tema. Perfetto. Sì. E cioè, dacci l'idea? Il mio compagno di classe ha portato dei suoi disegni, ha dipinto un quadro, l'ha presentato e l'ha esposto. Libertà. Sulla libertà, sì. Bello. E dava l'idea della libertà. Dava l'idea della libertà. Poi c'era tutta una spiegazione che ci ha dato, è stato molto bello. Ti ha colpito. Mi ha colpito, sì. Ma voi siete stati non soltanto i protagonisti di questo caffè filosofico, ma lo avete anche vissuto dal di fuori, vero? Sì. Sì? Chi mi dà invece il racconto dell'altra esperienza, quindi vissuto dal di fuori, che cosa vi è sembrato? Passate il microfono lì, tu con la giacca jeans, tu che ti giri e dici non sarà a me e invece è a te, alzati un po', tu sei? Io sono... Dopo toccherà a te! Tu sei? Io sono Joseph. Joseph, allora? Prima dell'esperienza che abbiamo, l'ultima esperienza dove siamo stati protagonisti. Siete stati i protagonisti. Siamo in stati caffè. Protagonisti assoluti. Okay. Sì, siamo. Abbiamo. E tu anche hai discusso? Sì, abbiamo della parlato libertà. Della libertà in relazione alla religione. Quindi. Caspita, un altro argomento di strettissima attualità. In merito a questo, diciamo, siamo arrivati alla conclusione che la libertà è puramente un valore molto soggettivo. Infatti, noi abbiamo confrontato il cristianesimo con l'Islam. Abbiamo visto ovviamente che il cristianesimo dà molta libertà ai suoi fedeli, a differenza dell'Islam. Abbiamo fatto vari esempi, eccetera. Però a quel punto noi siamo arrivati alla conclusione e ci siamo posti una domanda: chi è più libero? Il musulmano o il cristiano? Ebbene, qui non c'è una vera e propria risposta, perché la libertà, come la felicità, ad esempio, è un valore che non si può misurare. Cioè non c'è un'unità di misura che può definire quanto possa valere effettivamente la libertà o la felicità. Quindi anche questo è il bello della filosofia, arrivare a delle domande alle quali non si può dare una risposta certa e che danno la possibilità a colui che pratica di avere un proprio punto di vista. Quindi, bravo! Invece l'esperienza da spettatore come è andata? L'esperienza da spettatore è stata costruttiva anche per ciò che abbiamo organizzato, perché ovviamente avere un modello come il professor De Iulis è stato d'aiuto per poi presentare l'altro, diciamo, il nostro caffè filosofico. E più o meno è stata un evento dove, visto da un altro punto di vista, sicuramente più tranquillo, perché comunque non avevamo la responsabilità di parlare davanti a tanta gente, però allo stesso tempo è stato costruttivo. Di che cosa si parlava in questo caffè? Ne abbiamo fatti parecchi, c'era il tema dell'amore, ad esempio, c'erano Platone in generale. La comunicazione, eccetera. Sulla comunicazione che cosa è emerso? Sulla comunicazione era un argomento di grande attualità, quindi c'erano diversi punti, così come la libertà, cioè avevamo diversi punti da affrontare, anche da affrontare in relazione a diversi argomenti. Ok, passa dietro il microfono. Sì. Ma quindi, no, questi incontri servono o non servono? Cioè sono utili? Che cosa vi lasciano? Certo, dopo? Perché noi con questi tu incontri... Sei, aspetta, Jacopo. Io sono Jacopo. Certo, perché noi con questi incontri impariamo a valutare i diversi punti di vista che possono essere soggettivamente interessanti o meno, e noi possiamo scegliere se andare in accordo o in disaccordo con le persone che organizzano e che si occupano appunto dell'organizzazione un po' del caffè. Ok,
Ok, ma diventa anche un modo per poter riflettere sui propri punti di vista, cioè dice io su quel tema la pensavo così, ok, però magari sentendo assolutamente, Jacopo... Assolutamente sì, è un'occasione per aprirsi appunto a, a nuovi punti di vista e sì, in assoluto per imparare nuove cose. Ti è mai capitato di cambiare idea, per esempio? Grazie Jacopo. Tu sei? Alza... Silvia. Sì, sono Silvia. Io ho partecipato a molti degli incontri del professore De Iulis e io ho trovato questa esperienza molto interessante, ecco perché diciamo, ho sempre partecipato. Perché uno magari dice ok, la prima volta è la novità. Poverino. Aia, quindi proprio uno deve essere veramente motivato per poter partecipare. Io ho trovato molto interessante, mi piaceva molto sentire le varie discussioni che teneva il professore De Iulis circa le varie concezioni riguardo un determinato argomento da parte di diversi filosofi, quindi per poter magari pensare ad un proprio punto di vista, anche se al dibattito non ho mai partecipato attivamente per questa timidezza. Cioè, non è quella la cosa. Sì, però ovviamente... Poi basta anche uno sguardo, basta annuire e questo è già sintomatico, secondo me, di una partecipazione attiva. Sì, infatti diciamo, personalmente comunque capita ovviamente di formulare delle proprie idee riguardo ad un determinato argomento. A me è capitato spesso, per esempio. E cioè? Uno. Per esempio... ti dico più, faccio un esempio, ma condividi con noi. Per esempio, per quanto riguarda il tema dell'amore, è un tema a me molto caro. Comunque, penso un po' a tutti, a tutte le età, anche chi ci sta seguendo. Sì, e comunque ho condiviso molto il valore dell'amore, diciamo, come fonte energetica, diciamo, della vita, che possa quindi dare una forza vitale per appunto per l'esistenza, per poter vivere. Ci butta giù, ma poi ci tira su. Sì, sempre. Poi altre esperienze, quindi come valutiamo questa esperienza? Che voto diamo a questa esperienza del caffè filosofico, dello sportello invece di ascolto filosofico? Qualcuno di voi ha aderito e è andato dal professore per lo sportello? No, nessuno? Noi non siamo sani. Jacopo al microfono, no scusa, tu sei Joseph al microfono. Al microfono? No, ho detto noi non siamo sani, quindi non potevamo partecipare. Senti, invece un voto a questa esperienza del caffè filosofico? 10, non c'è storia. Su 10 su 10 immagino, 10 su 10 è lode. Poi tu invece tu sei? Io sono Sonia. Sonia, alzati un po', ok. Anch'io darei pieni voti al caffè filosofico. Io personalmente ho partecipato a quello tenuto dal professore sull'amore e a quello ovviamente tenuto da noi sulla libertà. Ho apprezzato entrambi tantissimo. Perché li hai apprezzati? Per i temi, perché sono comunque temi molto forti, non facili da affrontare, quindi ritengo che chi li abbia affrontati sia una persona davvero... Non solo il professore, anche noi, quello della libertà. Ma tu a casa cosa ti sei portata rispetto a questi due incontri? Principalmente riguardo il caffè filosofico sulla libertà, mi ha aiutato molto a riflettere, perché appunto, come hanno già detto in precedenza, ora non ricordo chi, la libertà è molto soggettiva, non è qualcosa di oggettivo, quindi la mia libertà la creo io, quindi mi ha aiutato molto a riflettere riguardo questo, ripeto, a dare pieni voti al caffè filosofico, perché aiuta veramente molto a riflettere. Qual è un tema che vorresti affrontare, così magari lo buttiamo lì? Senti, non mi viene niente in me. Ci pensi. Poi voglio sentire un po' accanto. Tu sei? Prego. Pierpaolo. Alzati un po', Pierpa, perché sennò non ti si vede. Allora, dici un po'. Beh, a me personalmente il caffè filosofico è sempre piaciuto, sia quello tenuto dal professor De Iulis, sia quello che, diciamo, abbiamo affrontato noi. Ma perché noi. Ti è piaciuto questi? Cioè tu il sabato pomeriggio, anziché, non lo so, andare a vedere la partita perché non... Beh, l'alternativa sarebbe stata dormire per non... O anziché dormire, o anziché uscire a fare un aperitivo, eccetera, perché hai deciso di andare al caffè filosofico? Prima di tutto perché, diciamo, No, assolutamente, non ci ho imposto niente. Sto scherzando. No, anche perché affrontando un tema come la libertà sarebbe stato un controsenso. Una contraddizione, diciamo. Esatto. Poi? Cioè, a me piace molto la filosofia come materia.
Partendo da quest'amore per la filosofia, tu hai detto partecipo a questi due incontri. Anche perché diciamo, mi è sembrata una cosa molto innovativa, poiché non avevo mai partecipato ad esperienze tipo culturale. Ma tu a casa cosa ti sei portato? Cioè sul tema, non so, hai partecipato a quello della libertà e a quello dell'amore, giusto? Io da quello della comunicazione a quello della libertà, sì. Perfetto. Cosa ti sei portato a casa? Cioè, di... Che cosa ti è rimasto dentro? Dici, ok, sono stato lì, non so quante ore dura più o meno il tutto. Dura un po', Il tempo di esaurire gli argomenti. 4 ore. Ok, benissimo. È vero, più o meno. E dopo 4 ore tu esci e dici... Appena uscito dal caffè filosofico, non ti rimane niente, però una volta che, diciamo, nella vita quotidiana ti ritrovi davanti allo stesso tema, magari capisci di aver sviluppato un pensiero più personale riguardo appunto a questi temi che sono stati trattati. Quindi diciamo ciò che ti rimane concretamente non risulta subito dopo, diciamo, essersi concluso il caffè, bensì diciamo con l'andare del tempo. Ok, quindi diciamo è una cosa che dopo si elabora e ti consente di poter elaborare una sorta di spirito critico rispetto quindi agli argomenti che si vanno ad affrontare. Abbiamo detto che però questa è una cosa, come passate il microfono a Luca, è un'esperienza che, come dire, coinvolge anche altre scuole, altre istituzioni, perché insomma nelle ricerche, diciamo in maniera anche piuttosto, come dire, curiosa, abbiamo visto che ci sono un sacco anche di comuni che hanno aperto questi sportelli di consulenze e ascolto filosofico. Tu Luca cosa hai trovato? Allora, sì, è vero, ci sono tante altre istituzioni che hanno dato vita a questi sportelli filosofici. Uno di questi è proprio il comune di Corigliano d'Otranto, a sud di Lecce, nel 2012, se non erro, ha dato vita appunto ad uno sportello filosofico. Io so adesso la tua domanda qual è. E pare che insomma in tanti si siano rivolti a questo servizio offerto dal comune e tenuto da una filosofa. A questo punto interviene l'ordine degli psicologi, che ha criticato questo servizio sostenendo che si tratta di un abuso, di un servizio abusivo. Anche perché appunto non esiste un albo che raggruppa appunto i consulenti filosofici. E diciamo che un po' questa critica l'abbiamo toccata già prima con lei, quando ha detto no, si tratta di due servizi totalmente diversi. Sì, è una querela in atto, cioè esiste proprio una dialettica fra gli psicologi e i filosofi. Gli psicologi dicono loro sono gli unici che hanno, come dire, avrebbero la competenza di poter risolvere, diciamo, certe difficoltà, certi malesseri. Dall'altra parte invece il filosofo ritiene che non vuole risolvere un malessere, cioè sono due mestieri completamente differenti. Sono due mestieri differenti. Se lo psicologo ha un approccio rispetto a un malessere condiviso o quantomeno, diciamo, che è già figlio di una terapia o comunque già figlio di una diagnosi, invece il filosofo ha semplicemente un approccio culturale a una difficoltà. A una difficoltà che... vedete, quando noi facciamo consulenza filosofica, io personalmente che faccio anche questo mestiere, io dico sempre ai consultanti, diciamo, perché loro li chiamano pazienti, noi li chiamiamo consultanti, io dico sempre al consultante, noi stiamo crescendo insieme, stiamo imparando insieme, cioè è proprio un rapporto socratico, maieutico, è proprio un rapporto di una comunione di obiettivi, cioè questa è un po' la differenza, noi non abbiamo... il lettino, non abbiamo questa distanza fra noi e il consultante. Il nostro è un rapporto molto stretto, molto vicino, camminiamo insieme, cerchiamo insieme di risolvere il problema. Io molte volte imparo molto da consultante. Ecco, questa è un po' la differenza. Ora, la situazione, come talvolta purtroppo accade in Italia, è arrivata dinanzi alla magistratura, vediamo come va a finire. È vero, loro hanno un albo, ma anche perché sono un po' più vecchi.
Noi abbiamo un'associazione e c'è un albo dei consulenti, esiste un albo dei consulenti, ma non è, questo albo non è necessario per poter effettuare la professione. Ecco, questa è un po' la differenza. Poi ovviamente bisogna vedere un po' come si esprimerà il giudice rispetto a questo passaggio, anche se ci sono state già sentenze che ritengono che questa attività è un'attività regolare, perché peraltro disciplinata dal codice che parla di attività non, professioni non riconosciute. Cioè ci sono proprio una serie di, faccio un esempio, l'amministratore di condominio, che oggi l'infermiere, che è una delle persone più importanti oggi nella quotidianità di una casalinga e non solo, e fa parte di queste professioni non riconosciute, quindi c'è un albo in cui c'è questo tipo di discorso. Ora, per noi questo non è un grosso, per me personalmente non è un grosso problema, io ho proprio questa visione della filosofia e noi si va avanti, si andrà avanti. E probabilmente vi ispirate al principio della solidarietà, più della professione da psicologo. Esatto. Cioè sì, tendete probabilmente a creare un rapporto che non è quello, diciamo, non è un rapporto su due livelli diversi, ma probabilmente vi mettete sullo stesso, esatto, livello. Sì. È proprio quello che mi pare di capire, insomma. È proprio così. È una, non c'è uno che deve risolvere il problema a un altro. Sono due amici, possiamo utilizzare questo termine perché è un termine vero, che discutono, che chiacchierano e che insieme vogliono giungere a una verità. E questo piace molto, perché io ho avuto, non nell'ambito della scuola, ma nel privato, diciamo, nella mia professione, ho avuto delle soddisfazioni molto interessanti rispetto a questo punto. Cioè, adesso ci arriviamo, perché naturalmente, sempre fermo restando che ognuno ha le proprie idee, ognuno rimane sulle proprie posizioni e quindi naturalmente ognuno svolge anche un ruolo diverso, quindi senza nulla togliere assolutamente agli psicologi che fanno il loro mestiere, il loro lavoro, lei svolge il ruolo di consulente filosofico anche per delle aziende, quindi da un punto di vista più, diciamo, privato rispetto invece al ruolo di insegnante, quindi di docente e di all'interno della scuola, insomma, con lo sportello filosofico aperto all'interno della scuola. Che tipo di apporto può dare lo sportello filosofico all'interno delle aziende? Sì. Allora, il concetto è questo, anche per una comprensione globale. Io ho messo a disposizione, allora, io mi sono specializzato diciamo, su questa pratica, e ho cominciato a esercitare, a lavorare. Il caffè filosofico rappresenta anche uno strumento di questa pratica. Poi l'ho messa a disposizione della scuola e quindi per tutti i ragazzi, e questo è gratuito, cioè i ragazzi vengono gratuitamente e io sono tra lì a scuola. Diciamo, è uno sportello aperto ai ragazzi, prossimamente anche ai genitori. L'anno prossimo probabilmente lo apriremo anche alle famiglie, anche ai genitori. Quindi dicevo, abbiamo questo, ho messo a disposizione e fa parte, diciamo, della consulenza filosofica anche oltre al one-to-one, cioè l'approccio individuale col singolo, anche il lavoro all'interno di un'organizzazione, che l'azienda è un'organizzazione fatta di persone, e qui nasce il problema filosofico, cioè ove ci sono delle persone che lavorano insieme per raggiungere un obiettivo, se questo obiettivo non si raggiunge, probabilmente la responsabilità è di quelle persone, che sia il manager, che sia il proprietario o che sia il dipendente. Questo non è importante. È importante però capire come è strutturata l'organizzazione e soprattutto capire come è possibile risolvere i problemi per raggiungere l'obiettivo. Per questo è importante la filosofia nelle aziende. Vedete, nel passato le aziende hanno aperto la porta a un sacco di personaggi, no? Arrivava il guru, non so se vi ricordate qualche tempo, loro non si ricordano perché non c'erano,
qualche tempo fa si camminava, c'erano delle prove per i manager, si camminava sui carboni ardenti, non so se vi ricordate da qualche parte, voi siete tutti giovani, però io mi ricordo che si camminava sui carboni ardenti, cioè ci il manager... Sono, diciamo, ancora tuttora si fanno proprio delle prove, sì, di, dei giochi, se possiamo dirli, anche di fiducia proprio tra diciamo, i vari componenti, esatto, di un'azienda. Oltre a prove di estreme. Di affidamento, esatto, esatto, esatto. E quindi poi anche arrivavano... Estreme, sì, prove estreme, arrivavano i guru, ah, i guru nelle aziende che facevano tutte queste cose, questa, questa incursione nella, nella cultura orientale. Ecco, nulla di tutto questo, non serve a niente. Quello che si dice invece, quello che noi vogliamo dire come consulenti filosofici è un'altra cosa. Cioè, è necessario di professionisti seri, quello sicuramente, che cerchino di analizzare le problematiche dell'azienda, che cercano di comprendere l'organizzazione, che cercano di capire la vision e know-how di quell'azienda e poi di lì partire attraverso una, come dire, attraverso una maniera per coinvolgere tutti i dipendenti, cioè un'azienda in cui non sono coinvolti i dipendenti, in cui i dipendenti sono staccati rispetto alla vision dell'azienda stessa, è un'azienda destinata a fallimento. Io, parlando con alcuni manager per cercare di risolvere le problematiche, alla fine di tutto si scopriva che il vero problema era il manager. E quindi ecco. E forse il vero problema era il dialogo, l'assenza di dialogo poi fondamentalmente, e quindi tra le ecco persone. Perché è importante la filosofia. Se il problema è il dialogo, relazione, è necessario che la filosofia faccia un po' da collante rispetto a tutte le componenti. E come diceva poi lei prima, in realtà qualsiasi professionista, quindi sia esso psicologo, sociologo, filosofo, in realtà la cosa fondamentale appunto è essere professionisti e fare bene il proprio mestiere, ciascuno nel proprio campo, ciascuno nel proprio ambito e ciascuno cercando insomma di dare, di apportare quel benessere di cui parlavamo proprio all'inizio della puntata. Promosso questo caffè filosofico? Sì. Mi dite sì o no proprio a voce piena? È stato sicuramente un successo, siamo stati entusiasti di... Antonio. Siamo stati entusiasti di parteciparvi, di organizzare il tutto dietro la revisione del professore e infatti ne organizzeremo un altro entro la fine dell'anno scolastico. Il tema non lo riveliamo, lo lasciamo ancora un segreto, però la base sarà la stessa, ossia la multiespressione. Ci sarà l'arte, ci sarà ovviamente la filosofia, la letteratura e la musica. Infatti abbiamo avuto anche band musicali della scuola. E quindi promosso? Sì. Però un sì più deciso, ragazzi. Sì. Sicuro? Che voto diamo? 10 e lode. 10 e lode addirittura, cioè proprio promosso a pienissimi voti. Per concludere, professore, quindi il caffè filosofico, che sia sportello invece di consulenza o ascolto filosofico, i due elementi possiamo dire che prendiamo direttamente dal dialogo socratico, ironia e maieutica, che sono forse i due aspetti che mancano nella nostra società. D'accordo al 100%, sono d'accordo al 100%. Quindi li facciamo nostri, sì, e cerchiamo, diciamo, di metterli in pratica all'interno. Abbiamo bisogno di Socrate. Abbiamo tanto bisogno di Socrate. E questa è la conclusione migliore per questa puntata. Grazie, grazie al nostro professore per essere stato qui con noi. Grazie ragazzi per aver condiviso le vostre esperienze, i vostri racconti, non gli esempi, soltanto le vostre esperienze. Dimmi Antonio. Siamo socratici sulla base di voi Socrate. Voi siete socratici, esattamente. Noi abbiamo tanto bisogno di Socrate. Grazie Luca. Grazie alla regia, Barbara Lomusso, Ruggero De Donato, grazie ragazzi e naturalmente grazie anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento è per la prossima puntata. Ciao.